Buongiorno a tutti e benvenuti al Malnisio Science Festival One Planet Our Future. È con immenso piacere che vi presentiamo uno degli ospiti più amati delle passate edizioni, nonché un vero esperto di astronomia, il nostro caro ospite Fabio Feri. Fabio, dopo aver ottenuto una laurea in fisica, ha dedicato la sua vita alla ricerca e all'ignoto dell'astronomia extragalattica e alla cosmologia. Con una carriera straordinaria alle spalle, è il conservatore del prestigioso Civico Planetario di Milano. Fabio è stato il fondatore e l'ex presidente dell'Associazione dei Planetari Italiani e una figura di spicco nell'ambito della divulgazione scientifica, un punto di riferimento per gli amanti dell'astronomia. Ma Fabio è molto più di un astronomo. È un comunicatore appassionato e ha portato la bellezza delle stelle e dei pianeti ad un vasto pubblico attraverso conferenze affascinanti e performance che coinvolgono anche musica e teatro. Oggi abbiamo il privilegio di ascoltare Fabio Feri mentre condivide con noi le meraviglie dell'universo e il suo contributo alla nostra comprensione del mondo che ci circonda. L'avventura dell'uomo nello spazio è cominciata con Yuri Gagarin nel 1961 e con lo sbarco sulla Luna nel 1969, ma è dal 2000 che l'uomo abita stabilmente la Stazione Spaziale Internazionale, il nostro avamposto nello spazio con equipaggi che si alternano a bordo di questo fantastico laboratorio spaziale. Anche gli italiani hanno fatto la loro parte, ben 6 astronauti sono saliti a bordo e noi abbiamo avuto la fortuna di averne uno di questi qualche anno fa qui con noi. Come si vive in orbita in assenza di peso e come ci si prepara a farlo? Adesso è un ambiente per pochi eletti, ma in futuro, con il turismo spaziale, potrebbe diventare una fantastica vacanza. Prepariamoci. Quindi, senza ulteriori indugi, vi porgo ad unirmi a me nell'accogliere con un calore Fabio Feri, abitare lo spazio, vita a bordo della Stazione Spaziale. Grazie mille. Grazie ad Andrea Paruni che con Eleonora Gubbato, questo applauso va dedicato a loro che organizzano questa cosa, visto che cominciamo, facciamogli un applauso perché è bello organizzare una cosa di questo tipo e invitarci, quindi io sono onorato di essere qua in questo, ormai per più volte, a questo appuntamento che oggi è vero, io sono extragalattico, quindi vado molto oltre, ma mi hanno detto di parlare di qualcosa che per me è dietro l'angolo. Cioè, avete mai pensato dov'è la Stazione Spaziale Internazionale? Ma è su 400 chilometri. Prendete un mappamondo. 400 chilometri e meno una distanza da qui, cos'è? Padova? No, un po' di più, dai, arriviamo a Milano. E mettetelo in piedi. Il mappamondo, l'Italia, 400 chilometri in piedi. È appiccicato al mappamondo. Però per noi è tanto, quindi questa gente è fantastica che va su. Ma questo è il posto da cui vengo, per cui se passate a Milano andateci. Qui in Friuli ce n'è un po', ce n'è, mi pare verso Udine ce n'è qualcosa, Trieste ovviamente c'è. Sono posti strani, questo è nel centro di Milano, diciamo, ci sono gli alberi nel centro di Milano. È un piccolo parco ed è bello, è dal 1930, quindi è un posto strano. Diciamo, c'è la cupola, si aprirà? No, la cupola non si apre nei planetari. La cupola, perché il cielo è finto, ma è finto. È fatto da quella bellissima macchina che riproduce il cielo, ma sembra vero, quindi chi vive in città il cielo non lo guarda più e quindi non vede le stelle. Qui possiamo tornare a vedere le stelle e raccontare perché ho portato questa foto. Dice, ma tanto è lontano, Milano è vero, è lontano, ma l'ho portata perché a questa console che è del 1968, se uno ha guardato Star Trek della stessa epoca, era ciò che di più futuribile c'era nel 1968, da questa console ho avuto lei. Non lei, ma sono passati tutti gli astronauti, quindi Samantha Cristoforetti ha fatto la foto sulla mia console, ha provato a manovrare l'universo, perché ha detto, questo non mi capiterà mai, perché lì sposti i pianeti, Saturno, lo accendi il Sole, è fantastico, però è bello, quindi lei è stata in planetaria, anzi mi ha portato tutto l'equipaggio, quindi è bello, quindi oggi io vi racconterò come si vive su, ma con le parole degli astronauti. Questo era il suo equipaggio della prima missione. Quindi c'era il russo e l'americano e sono venuti in planetario, questo è il mio planetario, a raccontare la loro esperienza su questo strano posto che, come avete sentito, è il posto abitato più lontano dalla Terra. È vicino, ma è lontano. Infatti uno guarda ed è bello perché da lì uno si rende conto che il nostro pianeta, visto il tema di questo convegno, quella nebbiolina azzurra che c'è intorno è tutta l'aria che abbiamo, quasi niente. Cioè, se la inquiniamo, se la roviniamo, magari con il buco nell'ozono e cose così, non ne abbiamo altra. È una sottile nebbiolina che però ci protegge dalle radiazioni solari, da un sacco di cose, rende il clima mite. Senza l'atmosfera saremmo come la Luna che di giorno va a 120 e di notte a meno 100.
grazie all'atmosfera viene tutto mitigato. Ed è il nostro pianeta, e visto da lì uno si rende conto di che cos'è. E, vi dicevo, gli astronauti, questo è Malerbe, è stato il primo astronauta italiano, ma non è andato sulla stazione spaziale perché non c'era ancora. Lui ha volato sullo shuttle, però dopo di lui è arrivato Guidoni, che è stato qua, quindi questo è un omaggio alla sua, che ha condiviso con Malnisi e con Montereale la sua esperienza. Poi c'è stato Cheli, un altro pilota, sono quasi tutti piloti e qualche ingegnere meno, Vittori, e poi Parmitano, che è ancora in servizio, quindi Parmitano andrà ancora su da qualche parte, magari sulla Luna. Poi abbiamo Nespoli, questo non è un pilota, questo è un ingegnere. Nespoli ne ha fatte tante, ne ha fatte tre, è lombardo, per cui anche lui è passato tante volte da me in planetario, che è più vicino, è più comodo poterlo avere. E poi questa è diventata più famosa perché è l'unica per ora donna che ha volato, italiana, e quindi sì, ne ha fatte ben due, quindi la prima e la seconda. E quindi questi sono i nostri astronauti, quelli che sono andati su questo posto fantastico, che è il posto dove si ricicla di più, perché portare su la roba e riportarla giù costa tantissimo, non puoi buttar via niente, tutto ciò che è riciclabile si ricicla. E questo è fantastico, è un laboratorio, davvero un laboratorio spaziale, nel senso vero, dove ci sono condizioni che sulla Terra non puoi avere, perché le cose, le vedrete, fluttuano e capirete che non è senza peso, ma non è anche senza gravità, ma è complicato. Cristoforetti mi ha detto assolutamente raccontalo, perché questo sbagliano tutti, e lo farò dopo, ma prima vediamo quanto è grande questo posto qua. Questa è la missione futura, che è la prima missione che ha fatto la Samantha Cristoforetti, e questi, ci sono questi loghi, vedete i nomi. Altra cosa bella è che è Stazione Spaziale Internazionale, e lo è tuttora, ci sono su russi e americani insieme. È vero, i russi adesso non portano più gli americani su con la Soyuz, ma si sono arrangiati in altro modo. I russi vanno con la Soyuz, gli americani con SpaceX. Ma sopra sono insieme e lavorano insieme. E la decisione era proprio quella. Dopo la lotta USA-URSS per andare sulla Luna, hanno detto no, per andare nello spazio, per vivere nello spazio dobbiamo stare insieme, quindi Stati Uniti, Unione Sovietica, Europa, ci siamo dentro bene, il Canada e il Giappone, a cui poi si sono uniti tutti gli altri, quindi tutti collaborano per vivere su questo posto, quindi gli equipaggi sono di tutti i tipi, questo è l'equipaggio primo, e questo qui invece è la missione Minerva, che è la seconda della Cristoforetti. Perché ho messo questo? Perché c'è Minerva futura, il futuro, bello, Minerva sarà la dea della saggezza romana, ma hanno preso un nome romano per, l'ha detto Cristoforetti, Minerva, ma in realtà per tutti gli altri è questo: meraviglia, ispirazione, nutrimento, esplorazione, ricerca, viaggio, avventura. È un acronimo, quindi le iniziali fanno Minerva, e questo è lo spirito con cui questi equipaggi vanno a lavorare, perché per loro è un lavoro, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Bene, questo è l'ultimo equipaggio, quindi vedete che non sono più sei, ma non sono più neanche tre, sono quattro. Vabbè, dipende, quindi si alternano, per fortuna si cambiano, la Samantha la conoscete, e vanno su questo posto, costruito pezzettino alla volta, e allora c'era lo shuttle che portava su un pezzo alla volta, aveva una stiva molto grande, quindi è stato assemblato proprio come i Lego, si mettono insieme uno dopo l'altro, e dal primo laboratorietto man mano hanno aggiunto tutti gli altri pezzi. È grande come un campo da calcio, decisamente grande, infatti quando passa in cielo la si vede molto bene. Per cui ogni tanto magari quando vedete una cosa che attraversa il cielo molto luminosa, non è una stella cadente, dura di più, dura qua un minuto e mezzo, è la stazione spaziale, salutate perché qualcuno su c'è che vi sta guardando magari proprio da là. E l'inizio, dicevo, lo shuttle era comodissimo, era un aereo, alla fine un aereo adattato per andare in orbita, e quindi era largo, era comodo come un aereo, ci si sedevi, mettevi su la cintura di sicurezza, potevi andarci su anche se non eri un pilota, e quindi potevi portare su poi più materiale, aveva una stiva enorme, questo, e atterrava come un aereo, tornava indietro, bellissimo come cosa. Purtroppo ha avuto un po' di incidenti e quindi hanno dovuto dismetterlo, perché la verifica di tutti i componenti tutte le volte diventava troppo costosa, perché era pieno di piastrelline, la superficie, c'erano tante, tante piccole piastrelline che isolavano dal calore, ma se solo una era difettosa, quindi capisci, controllare tutte le micro piastrelline che c'è su, non finivi più, se solo una difettosa si rischiava che esplodesse. Meglio di no, cambiamo mezzo per andare su,
Lo shuttle era comodo, era bello, era grande, scendeva bene, ma torniamo, la cosa divertente è questa, la Soyuz. La Soyuz è 50 anni che funziona, continua a funzionare, quindi i russi usiamo la Soyuz sovietica. Adesso che poi hanno litigato con i russi, hanno dovuto usare un altro strumento, che è, questa era la Soyuz, che è sempre su come scialuppa di salvataggio, perché è la cosa... Funziona sempre, è molto semplice, è spartana, lo shuttle è lì bello, comodo, avevi persino la toilette. La Soyuz vedrete come sono dentro, però funziona. Quindi i russi hanno questa filosofia, se funziona non la tocchiamo, miglioriamo qualcosa, ma continua a essere così anche se scomoda. Adesso si va con un gruppo privato, SpaceX, che portano su gli astronauti con un altro tipo di orbiter che mette su, si collega alla stazione spaziale, si va su, cioè non è un problema andare. Questi sono i mezzi. Ma la cosa più bella è che cosa succede su, perché per arrivarci tutti gli astronauti devono fare un bel corso di addestramento, molto bello, molto lungo, ci vogliono anni, dopo che sei stato selezionato, anni di addestramento e richiami anche, perché non devi allora, il principio è non devi avere un imprevisto, nel senso che se ti capita devi già sapere in anticipo cosa fare, non hai il tempo, non devi pensare adesso cosa faccio, è troppo tardi. Sei nello spazio, nessuno può venirti a prendere. Quindi devi già saperlo, quindi devi provare tutto ciò che puoi provare. E ci si prepara. Si lavora per gli attrezzi, perché ovviamente tu dopo devi pilotare cose da su. Quindi sono dei simulatori a terra, molto sofisticati. Vedete Samantha che si allena. Questo è il meccanismo di attracco, perché le cose arrivano su, i rifornimenti arrivano, devi farle attraccare, devi controllare tutto. E se può fare tutto in automatico, ma tu devi essere lì a controllare che se qualcosa non funziona devi saperlo fare tu. Si studiano anche addirittura i razzi con cui si va su, questo sta studiando com'è il razzo che porterà su la Soyuz, perché se succede qualcosa anche in partenza devi sapere cosa fare. E questo ovviamente poi fanno anche foto ricordo in questi centri di addestramento, che ce n'è uno a Colonia, uno in Russia e uno in America, Houston ovviamente, Baikonur in Unione Sovietica, dove ci sono anche tutte le ricostruzioni in scala reale, giusta, di questi strumenti, di questi razzi che portano su e fanno impressione perché sono grandi. Vedete, questa è la città dello spazio, è bello perché è diventata così, ci si gira in bicicletta, ci vivono per mesi, perché devi addestrarti, non è che basta una settimana di addestramento, quindi ci sono tutte le strutture e quindi gli astronauti in questi saloni, un po' come qui alla fine, messi però con cosa ci ha messo dentro in queste grandi sale, la ricostruzione vera con tutti gli strumenti che funzionano, delle cose che ci sono su. Tutti i pezzi della stazione spaziale sono dentro anche qua, perché tu devi sapere cosa c'è lì, come funziona, come lo apri. E quindi ci sono anche quelli antichi. La Mir è stata la prima stazione spaziale sovietica, poi c'è stato lo Space Lab degli Stati Uniti, per cui poi dopo per fortuna hanno detto, senti, costa un capitale, mettiamoci insieme, spendiamo i soldi insieme, ne facciamo uno insieme. Questo lo vedrete dopo in funzione, è una cosa che gli astronauti odiano, si chiama centrifuga. Si entra dentro da questa parte, ma questo poi gira. Non è molto piacevole, però serve ad addestrarsi alle accelerazioni che ci sono là. Questo così cominciate a vedere com'è la Soyuz dentro. E guardateci, lì dentro ce ne stanno in tre. Sono molto appiccicati. Nespoli, che come avete visto è un Marcantonio, per poterlo far partire con la Soyuz, perché non c'era più lo shuttle, gli hanno dovuto fare un sedile su misura scavandone uno, perché lui non ci stava, sbatteva la testa, non poteva davvero, hanno dovuto, però l'idea, non si cambia la navicella che funziona. E la vedrete in funzione. Poi hanno quest'altra cosa per addestrarsi che è fantastica, delle piscine enormi, 15 metri di profondità, dentro ci sono la ricostruzione di pezzi della stazione spaziale. Perché? Perché devi addestrarti anche alle attività fuori della stazione. E quindi per addestrarti non puoi simulare l'assenza là che fluttui qui, la gravità c'è. L'unico modo è farlo sott'acqua e sott'acqua riuscire a lavorarci, quindi simulare, è in tutto per tutto ricostruito uguale, proprio anche dentro, puoi entrarci. Però ecco, è bella questa cosa, ma la cosa più bella è, ma come fai a simulare l'assenza di gravità? È vero, puoi fare immersioni, pesi meno, nell'acqua si pesa meno, poi si riesce a dosare le cose, però la cosa per provarla davvero si può, e questo l'ho portato perché potete farlo anche voi. Ci sono degli aerei normali, ma che fanno una cosa strana, vedete questa strana traiettoria, no? L'aereo che sale
arriva sopra e poi sembra cadere. Questa forma, e in questo pezzetto, lo vedrete tra poco, si può simulare per 20 secondi, poco di più, l'assenza di gravità, 0G, ti senti fluttuare. Per cui tu fai la salita, ti lasci andare, in pratica quello che succede è che l'aereo quasi si spegne e cade, perché quando voi cadete, se provate a cadere da tanto spazio, i paracadutisti ovviamente, non c'è la gravità, è esattamente bilanciata dalla tua caduta e quindi ti sembra di essere in assenza di peso. In un aereo lo puoi fare, così puoi provarlo. Gli astronauti lo fanno una trentina di volte su questo aereo che adesso vedete e provate. Questo è l'aereo 0G, ma per loro è la Vomit Comet, perché capite che vai su, poi non c'è gravità, poi e poi di nuovo su e poi di nuovo. Però guardatelo perché è bello vedere cosa fa. Vedete, si va su. Poi si lascia andare. Qui siamo già senza gravità dentro. Poi lo vedrete dentro, eh? Poi ovviamente cosa succede? Sta cadendo l'aereo. Sta simulando una caduta. Ovviamente dopo devi riaccendere i motori perché altrimenti ti sfracelli. Questo è il guaio del... però per provarlo più volte ti tocca fare più ripetizioni e quindi più volte questa manovra. Quello che succede dentro è questo. A un certo punto... quasi per magia, non si tocca più terra, si fluttua. Ritrovandosi per 31 volte in assenza di peso. È lui, ma vediamo come funziona. Andiamo avanti, spiegato da loro. Vedete, un momento magico. Per pochi secondi abbiamo la sensazione di essere nello spazio. Benvenuti nel mondo senza peso del volo parabolico. Non c'è sopra, non c'è sotto. E poi il momento in cui ricomincia a salire pesa addirittura il doppio in quel momento. Perché c'è una nuvola che ti solleva e ti trasporta delicatamente in cielo. I passeggeri del volo parabolico hanno 22 secondi per fluttuare in assenza di gravità. Un volo parabolico significa che l'aereo segue una curva campana, lo si mette in orbita, ma è un'orbita all'interno dell'atmosfera. In orbita viene messo un normale aereo di linea. È un aereo standard, le ali non sono state modificate, la fusoliera neppure i motori. Nel punto massimo della curva parabolica avviene qualcosa di magico. Quando si fluttua in assenza di gravità in un volo parabolico non si toccano le pareti, non si tocca il suolo. È come in una navetta spaziale o nella stazione spaziale internazionale. E visto che è così bello ed è accessibile, questo non è andare in orbita, quindi ci possono andare anche le persone normali, costa un po', però c'è chi ci ha voluto provare, non vi dico adesso chi è, ve lo dico dopo, e ha voluto provare l'ebbrezza di fluttuare. Vai! Si diverte abbastanza. È un'esperienza nuova, eh? Oh. Prima puntata e seconda, e forse capirete chi è. Ready, step, go! Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 metri. Ah, ovviamente l'ha sfidato. Come back! Senza toccare non è facile, ma è più forte lo stesso. Vince sempre lui. Ciao.
fatelo una trentina di volte e potete immaginare il vostro stomaco cosa combina. Ma torniamo all'addestramento dei veri astronauti, che devono provare a fare le cose con la tuta, perché è scomoda la tuta spaziale, vi salva, non potete farne a meno, ma quando operate sulla Soyuz, qui siamo sopra la Soyuz, guardate come deve lavorare, sono tutti appiccicati lì e sono in tre dentro. E dice, ma come fai a toccare le cose là in alto? C'è una bacchetta apposta, perché non ci arrivi, l'hanno fatta tutta così, ma c'è una bacchettina con cui lavori con le cose sopra. Poi ovviamente simulano tutto ciò che può succedere, quindi emergenze, quindi qui mancanza d'aria, gas tossici, le provano tutte e devono cercare di superare tutte le prove, perché devono saper già, se dovesse capitare mai su, cosa fare, non hai il tempo di aspettare. Quindi questa è una situazione, altre in cui provano invece la tuta. Questa è la tuta per le passeggiate fuori. È gigantesca, come vedete, è scomodissima, poi non ci sono le varie misure. Samantha è piccoletta, non è che c'è la misura per lei, e quindi deve adattarsi a stare in una tuta molto più larga. Non è facile, lei deve farlo, deve allenarsi, perché poi doveva andare fuori, quindi doveva allenarsi molto bene. Tra l'altro è stata una delle poche prove che ha dovuto ripetere. Samantha è una persona molto determinata, studia tantissimo, si allena tantissimo. L'unica che non era riuscita era in una prova con questo, perché doveva, adesso lo vedrete, dentro la piscina fare in tot tempo, perché ti danno anche il tempo, dovevi fare un certo tipo di lavoro di manutenzione. Il guaio è che sei sotto, assistita ovviamente sempre, ma indossi la tuta, e la tuta è grossa, e quando devi piegare i guanti sono grossi, sono pesanti, sono scomodi, perché c'è fatica, e uno non aveva, lei non aveva abbastanza forza, quindi ci ha messo più tempo per finire, bocciata. Lì nel campo degli astronautici, se ci metti più tempo non è prendi 6 al 7, no, bocciato o promosso. Ha dovuto rifarlo, l'unica cosa, e si è allenata per tutto il tempo a rinforzare i muscoli delle mani per poter manovrare questi guanti, che per lei erano giganteschi e scomodi, però l'ha passato, tutto ok, è brava, vedete, si allenano davvero a fare tutte le cose che poi dovranno fare nello spazio. È divertente, alla fine uno poi fa anche le foto ricordo, vedete quanto è più piccola della tuta, terribile questa cosa qua, però va bene. Simulano anche incendi, quindi devono saper fare di tutto, ma non si fermano neanche qua. Può succedere qualcosa anche in fase di rientro, perché la Soyuz, se ti capita di entrare con la Soyuz, che è la scialuppa di salvataggio anche, non sai dove cadrà, perché non è tutto programmato, quindi potresti finire in acqua, potresti finire in mezzo alla Siberia, e quindi fa molto freddo, e quindi hanno un kit di sopravvivenza, perché è vero, sanno che sei arrivato lì e verranno a prenderti, ma se siete in mezzo alla Siberia ci vuole qualche giorno per arrivare a prenderti, e quindi nel frattempo devi sopravvivere in tutte le condizioni, quindi ti trasportano lì e provi a vivere per 3 giorni con quello che c'è dentro la Soyuz, quello che troverai là, quindi devi arrangiarti sia se cadi in acqua, sia che se sei in un posto d'inverno a meno 40 gradi. Devono fare tutto questo, devono essere pronti, l'addestramento è molto duro, vi dicevo, quindi, però prima o poi si arriva, quindi queste sono le foto prima della partenza, foto ricordo per far vedere, perché ovvio uno poi le manda agli amici, giustamente, queste sono le cose importanti, e dopo le foto ricordo allora si parte. Si parte, e adesso vi ho portato le immagini della seconda partenza, perché ovviamente inviti qualcuno, io non sono potuto andare, ma c'è un mio amico che mi ha mandato tutto e ha detto no, devo farlo vedere perché è troppo bello, perché prima c'è un incontro con gli astronauti, non è più una cosa che non li puoi toccare, non li puoi avvicinare, e questo tra l'altro è il mio amico che mi ha mandato tutto, e quindi questi sono gli italiani, perché c'era Samantha Cristofretti, quindi ci sono i vari gruppi di ogni nazione, lei che si ferma giustamente a salutare eccetera eccetera, e poi questo è prima. Poi c'è il momento proprio della partenza, avveniva di notte, bellissimo. Quindi questo è il gruppo degli italiani che andava a guardare la partenza di Samantha. Vi assicuro, io ho visto la partenza di Nespoli, che fa effetto, perché se tu non lo conosci vedi partire un razzo, ma se tu conosci la persona che sale, beh, fa un certo effetto pensare che quello, c'è un amico che è su lì, che sta partendo da questo, tu sei a questa distanza, questo è il razzo che parte, la distanza è tanti chilometri, e tra l'altro appena parte il razzo vi fanno evacuare subito, perché c'è la possibilità che i fumi del razzo arrivino di qua, quindi non dice, oh che bello, adesso lo festeggiamo, no, vi caricano sul pullman i militari, vi fanno andare via subito. Ma vi faccio godere per un attimo
dell'atmosfera. Quindi qui c'è anche l'audio in questo filmatino. Guardate cosa vuol dire assistere a un lancio. Punta la rovescia. Lo vedete ma non lo sentite, è lontano, come il fulmine prima del suono. E c'è su un vostro amico, adesso arriva il suono. Ed è proprio così, una specie di raffica, non è un suono continuo. Primo stadio registrato. Voi non, sembra una palla di fuoco, ma c'è su Samantha, c'è la vostra amica, la conoscete, fa un po' effetto. E però poi arrivate, è arrivata alla stazione spaziale e si arriva in un posto molto strano, perché la prima volta che uno arriva lì ci rimane molto male, perché tu sei abituato a entrare in un posto a testa in su, invece ti arrivano giù dall'alto, dal fianco, non c'è più né un sopra né un sotto, è tutto uguale. Per cui... Ecco Samantha che arriva, anche lei, accolta dall'equipaggio che ormai è abituato, quindi non si fa. Vedete che però l'equipaggio, che sono quelli con le magliette più scure, si fa trovare tutti in piedi così. Perché? Perché quelli che arrivano potrebbero essere troppo scioccati, un po' da... Loro arrivano e non capiscono dove sono. Se siete tutti in una direzione sembra più normale, no? Quindi li accolgono quasi come se fosse un ambiente normale, poi si abituano e vedete che l'abituarsi, poi salutano, ci sono tutte le cose di rito, si salutano l'un l'altro, ma poi sanno che sono inquadrati, che questo filmato poi andrà, e quindi poi si mettono anche in posa per, dopo i saluti di rito, di dire va tutto bene, benvenuti a bordo, questa alla fine è il succo di questa cosa, e quindi i saluti al pubblico, perché sanno che questo filmato poi andrà e va bene, queste sono le cose a bordo. Ma a bordo c'è situazioni strane, cioè fai una riunione, non devi mettere le sedie, uno è sopra, uno è sotto, uno di fianco, è tutto uguale, ma questo porta un vantaggio. Vedete che tutte le pareti sono occupate da materiale, non c'è più la parete che è comodo lavorare lì, il pavimento, no, è tutto uguale, dipende dove vuoi, quindi sono tutte superfici di lavoro, quindi questa col piano così, questa col piano per terra, questa di qua e quella sopra anche, in cui poi, tanto non c'è più un sopra e un sotto, quindi è vantaggioso. Si lavora in posizioni strane, con cose strane, attenzione a lasciare in giro un attrezzo, perché non sta lì, fluttua, quindi sono pieni di tutte le pareti, hanno velcro dove attaccarci cose, l'hanno inventato per lo spazio, perché altrimenti fluttueranno e non lo trovi più, se perdi un cacciavite nello spazio potrebbe essere dall'altra parte della stazione spaziale. E sono cose strane, vedete, gli strumenti sono appesi, appiccicati, perché altrimenti anche loro vanno da tutte le parti, e uno, ci sono queste barre per potersi muovere, spingere, perché è vero che non è, ma come fai a muoverti? Sei lì così, ti attacchi a qualcosa e riesci ad andare dall'altra parte. I capelli fanno un bellissimo effetto, vedete che... Ma poi lei almeno ha i capelli corti. Ci sono persone, si fanno le foto ricordo, va tutto bene, tutte cose così. Questi sono gli ambienti dove si mangia, che poi vedremo un po' in dettaglio. Però quello che piace a tutti di più è la cupola, si chiama proprio così, che l'hanno voluta proprio perché all'inizio non era prevista nella stazione spaziale e devono lavorare, quindi non devi distrarti, ma tutti volevano vedere la Terra. Sì, però la stazione spaziale, la Terra è sotto, quindi la cupola l'hanno dovuta aggiungere sotto la stazione spaziale e guardi in basso, tanto non c'è né basso né alto per loro, voi sembra che lei guardi in alto, in realtà sta guardando in basso, perché guardare la Terra era la cosa più bella. Poi ci sono situazioni di lavoro strane, vedete come si può lavorare nello spazio, metti una roba su, tanto non, devi appiccicartela alla gamba, perché altrimenti fluttua anche lei, non, quindi anche le tute hanno il velcro. E poi c'è la cosa che Samantha voleva fare, è riuscita a farla, di andare fuori nello spazio, la cosa più rischiosa
rischiosa che ti può capitare su Parmitano, non lo sa, perché a lui è successo un incidente e quindi ha rischiato anche di morire, si era rotta una cosa dell'acqua, quindi stava diffondendosi del liquido nel... ma se ne sono accorti in tempo ed hanno fatto rientrare. Quindi questa, la passeggiata spaziale, o detta in inglese Eva, beh, questa è bella perché devi indossare le due tutone, sono in due che vanno fuori, e Samantha era una delle due e quindi ha dovuto prima la tuta sotto per essere isolata termicamente e poi la tutone andare fuori. Beh, ve la faccio vedere perché è molto più bella. And one, two, three, go. Dovevano lanciare dei satelliti. Voi pensate come si lanciano dei satelliti piccoli? Astro Samantha ha preso parte alla sua prima passeggiata spaziale. Il 21 luglio, alle 16.58 italiane, è iniziata l'attività extraveicolare di Samantha Cristoforetti insieme al cosmonauta russo Oleg Artemiev, comandante dell'Expedition 67. L'evento, seguito e commentato in diretta dalla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, è durato complessivamente circa 7 ore. Nel corso dell'EVA, i due astronauti hanno rilasciato manualmente 10 nanosatelliti russi per ricerche sulle radiofrequenze. Ok, go to deploy. Ok, I see the Earth and deploy in progress. There it goes. Hanno poi predisposto la struttura destinata a ospitare sul modulo russo della ISS il braccio robotico europeo ERA e infine hanno sostituito una finestra protettiva, sempre sul segmento russo della stazione. A quel punto il centro di controllo ha deciso di interrompere l'EVA con un'ora di anticipo per motivi di sicurezza legati all'autonomia delle batterie che alimentavano le tute dei due astronauti. Entrambi i colleghi dell'Expedition 67 indossavano le tute Orlan, per le quali Samantha Cristoforetti aveva ricevuto uno specifico addestramento. Durante la loro passeggiata tra le stelle, i due astronauti sono riconoscibili da strisce di colore diverso che contraddistinguono le tute. Blu quelle di Cristoforetti, rosse quelle di Artemiev, a indicare il suo ruolo di leader dell'EVA. Il cosmonauta era infatti alla sua sesta passeggiata spaziale. Samantha Cristoforetti è invece la prima astronauta donna dell'ESA a eseguire un'attività extraveicolare, un nuovo importante passo per l'esplorazione spaziale italiana ed europea. È faticosissimo lavorare là fuori, appunto, quindi poi ci sono perché il sole scalda tanto, poi quelle tute servono a proteggervi proprio dalle radiazioni del sole, non c'è atmosfera, quindi il sole non siete protetti, queste radiazioni sui tessuti viventi fanno dei danni incredibili, quindi lo sanno anche chi va in aereo, no? Che i piloti più di tante ore non possono fare, perché già quando c'è poca atmosfera in quota queste radiazioni arrivano. Noi abbiamo questo scudo sulla Terra e quindi noi viviamo tranquillamente lì, quindi queste tute pesanti, ma per fortuna là il peso non si sente, e quindi queste tute spaziali servono a proteggerci. Come si vive? Torniamo al tema principale, questi ci siamo addestrati, siamo arrivati su, abbiamo fatto anche una passeggiata extraveicolare, ma adesso abitiamo. Come si dorme? Beh, è un problema, dice, ma si dorme e si va a letto. Ma non puoi appoggiarti, non c'è un letto, tu galleggi. E quindi... Non c'è un cuscino a cui appoggiare la testa, c'è ma non senti il peso della testa ed è strano. Allora, e poi c'è anche qui il rischio che uno flutti. Allora hanno delle piccole cabine in cui puoi agganciare questa specie di sacco a pelo, è proprio un sacco in cui ci si infila, così non rischi di vagare nella stazione spaziale durante la notte, ci si abitua. Un'altra delle cose strane dell'inizio è perché il nostro corpo non è abituato allo spazio, qui c'è il peso e il peso tira verso il basso, il cuore non è al centro del corpo, il cuore è più su. Perché? Perché deve pompare il sangue a tutto il corpo e fa più fatica a pomparlo verso l'alto che verso il basso. In basso cade. Quando arrivi nello spazio non c'è più né basso né alto e il cuore non lo sa e quindi continuerà a pompare come prima. E infatti se guardate le immagini degli astronauti appena arrivati, nel giro di poche ore si gonfiano le facce, perché il cuore poi si adatta. Noi siamo fatti benissimo, il nostro corpo si adatta tranquillamente, nel giro di un giorno, massimo due,
torni tutto normale. Capisce che non deve pompare così forte in su perché non serve più. Questo è un adattamento, il nostro corpo reagisce così a tutto, per alcune cose come in questo caso è comodo, per altre no. Comunque per dormire ci si adatta così, quindi non ti appoggi sul letto. E devi tagliarti i capelli e c'è anche quello, ovviamente è fondamentale un aspiratore, perché sennò anche i capelli volano e se ne vanno da tutte le parti e te li trovi in giro negli strumenti. Perché stando su, come ha fatto Samantha, per mesi, ovviamente i capelli crescono e ci si improvvisa anche parrucchieri nello spazio. Poi vabbè, tanto in fondo la pettinatura non la si tiene. E poi bisogna lavorare, ci sono tutti gli esperimenti, è un laboratorio scientifico, quindi gli astronauti, oltre a saper fare tutte le cose da pilota, devono anche saper fare gli esperimenti che da terra gli dicono di fare. Si addestrano anche per quello e ci sono questi moduli, tanti, vedete che ce n'è in giro da tutte le parti, in cui devono fare gli esperimenti, quindi lavorano tutto il giorno, 8 ore al giorno di lavoro. Il comodo è trasportarli, perché tutto sommato non pesano e quindi tu li porti da una parte all'altra. Situazioni un po' strane, perché vedete c'è roba da tutte le parti, ma non ti cade addosso. Vantaggi. Quindi voi potete andare a cercare qualcosa, infilata lì in mezzo, ma non venite schiacciati, perché tanto niente pesa e quindi non c'è problema, vai a prendere il pezzo che ti serve. Questi sono i moduli che arrivano con i rifornimenti e quindi uno va a prendere le cose e ci si può anche infilare dentro senza problemi. L'hanno usata anche Walt Disney con su Topolino, che ha fatto Paperetti, ovviamente, che era l'astronauta, quindi è bello che queste cose si diffondano. E ovviamente il problema per nonna Papera era cosa mangiare. Così la fantasia e così la tradizione è che gli astronauti mangiano le pillole energetiche. Sulla stazione spaziale no, non puoi mangiare pillole per mesi, non ne potresti più. Un giorno puoi mangiare pillole, ma le altre no. Quindi bello le pillole alla torta di mele, ma va bene. Ma la cosa bella è che cosa mangiano. Queste cose qua, bisogna limitare il peso delle cose che vanno su, quindi l'acqua viene tolta, perché l'acqua per fortuna su c'è, e quindi le cose vengono disidratate dove si può, ovviamente, e sono tutte confezionate sotto vuoto, così. Ma dice, ma saranno pappette, marmellate, cose così? No, ci sono anche cose strane, come alcune sono così. Questa è una specie di marmellata russa, va bene, perché è comodo, perché non deve disperdersi, no? Quindi non puoi versare qualcosa, non cade, tu giri il bicchiere, ma sta lì. Invece se tu hai una roba tipo dentifricio, te la spari in bocca e quindi puoi mangiarla molto bene. Però ci sono anche le lasagne. Ormai siamo migliorati anche nel cibo dello spazio e poi ci si può anche cucinare nello spazio. Le lasagne sono lasagne, vengono scaldate, non al microonde ma in un fornellino elettrico, però vengono scaldate e si può mangiare le lasagne, perché sono abbastanza, devi pensare a cose non friabili, perché altrimenti le briciole vanno da tutte le parti. Vi faccio vedere come e dove si mangia, ovviamente avamposto 42, perché era la missione 42 di Cristoforetti. Tra l'altro 42 per gli appassionati di fantascienza è la risposta a tutte le cose dell'universo, tutti perché è 42, sappiatelo, 42 è il supercomputer da questa risposta alla fine, e per cui piaceva questa roba, lei era missione 42, quindi avamposto 42. Ascoltiamola, è una guida galattica. Ciao a tutti e benvenuti nel nodo 1, dove teniamo la nostra dispensa di cibo. Io ho appena fatto un giro in Leonardo, il modulo logistico dentro al quale teniamo le scorte, e le teniamo in buste, in grandi buste come queste che chiamiamo Bob. Questo è un Bob particolare perché contiene il mio bonus food, quello che ho scelto io secondo le mie esigenze, preferenze e gusti personali. Per esempio, qui c'è uno dei miei piatti spaziali preferiti, l'insalata di quinoa con lo sgombro. E lo sgombro è un'ottima fonte di proteine sane, ma anche di grassi sani, quelli di cui abbiamo assolutamente bisogno per mantenerci in buona forma e in buona salute. E ottime fonti di grassi sane sono naturalmente molti altri pesci. Per esempio qui, grazie ai colleghi russi, abbiamo anche dello sturione. Nel mio bonus food, quindi nel mio Bob personale, ho anche delle occasioni di assumere i grassi sani nei momenti degli snack. Per esempio, a me piace molto l'avocado e quindi ho del guacamole che mi piace spalmare sul pane rigorosamente integrale, oppure per uno snack veloce della frutta secca, mandorle e noci. E naturalmente non ho dimenticato di portare con me nello spazio l'olio d'oliva, che ravviva e dà gusto anche alle insalate reidratate che abbiamo qui a bordo. Vi do appuntamento su Avamposto 42 per parlare ancora di più di come fare il pieno giusto con i grassi sani.
In fondo è roba da ragazzi. Perché bisogna anche mangiare bene nello spazio, perché devono mantenersi in forma, non si devono ammalare, e quindi bisogna anche poi stimolare un po', perché appunto mangiare sempre la stessa cosa non è bello, però si può vedere un po' come si fa. Ciao a tutti. Notate, e benvenuti anche nel questo, nodo 1, dopo dove spiego. Sulla Stazione Spaziale Internazionale consumiamo insieme i pasti. Ed è anche il luogo dove passiamo a metà mattina o a metà pomeriggio per prendere uno spuntino, uno snack. Ho messo qui qualche esempio degli snack sani che abbiamo qui a bordo della Stazione Spaziale. Per esempio abbiamo molta frutta, purtroppo non fresca se non in occasioni eccezionali. Abbiamo frutta in buste termostabilizzate come questa per esempio è una macedonia di agrumi, oppure in buste disidratate come queste sono delle fragole. Oppure abbiamo della frutta essiccata, che è molto simile a come sarebbe sulla terra, queste per esempio sono delle mele essiccate che fanno parte del mio bonus food italiano. Un altro tipo di snack sano che abbiamo qui a bordo sono i semi e la frutta secca. Per esempio questa è una barra di vari tipi di semi, in particolare semi di zucca, e queste sono noci di macadamia, che amo molto, e entrambe sono ottime fonti di proteine sane e di grassi sani. E poi uno snack davvero particolare, questa barretta che è stata fatta per me dallo chef Stefano Polato in Italia e che contiene tanti degli ingredienti sani di cui abbiamo parlato proprio ora. Quindi oltre ai cereali integrali, tanta frutta, frutta secca, semi e un ingrediente particolare che si chiama spirulina. Ho sentito che lo chef Stefano Polato ci insegnerà anche come fare questa barretta a casa. Il momento dello snack, dello spuntino, è un'ottima opportunità di fare il pieno giusto. E come sempre, niente panico. Nutrirsi in maniera sana è roba da ragazzi. La spirulina è un'alga. E questi sono gli snack che in effetti sono anche in commercio. A me non piacciono, ma sono sani. L'importante è quello. Ecco, e si può fare una ricetta. Cioè, quelli erano snack, uno apre. Ma come fai a fare qualcosa nello spazio? Sempre parola alla Cristoforetti. A lei piace il pollo con la curcuma. Ciao a tutti e benvenuti nel Nodo 1, il luogo sulla Stazione Spaziale Internazionale dove prepariamo i pasti e mangiamo. E vorrei provare a preparare insieme a voi oggi uno dei miei piatti preferiti qui a bordo della Stazione Spaziale, che è il pollo alla curcuma con del riso integrale, i funghi e i piselli. Solitamente lo mangio da buste dove questi ingredienti sono già miscelati e pronti, ma proviamo a vedere come funziona qui, in assenza di peso, comporre gli ingredienti uno a uno. Ovviamente non ci sono piatti, questo non servirebbero molto, quindi userò invece del piatto una tortiglia. Ne abbiamo molte qui, diciamo che sono un sostituto del pane perché non fanno briciole, quindi sono comode in questo senso. E per prima cosa stendo uno strato di crema di piselli per cercare di fare in modo che gli altri ingredienti rimangano attaccati, non volino via. Qui come vedrete tutto vola via facilmente. Apro un'altra busta, questo è uno degli utensili più importanti nella cucina spaziale, la forbice, per aprire le buste. Le buste le ho già scaldate nel nostro fornelletto elettrico. E voilà, niente male. Sul,
Insieme a questo video troverete anche un video che spiega come fare questa ricetta a casa, nella vostra cucina, e quindi magari avrete voglia di rifare la stessa ricetta che mangio qui io adesso, magari insieme alla vostra famiglia. Se lo farete, non dimenticate di mandarci una foto, un piccolo video, ci farà sicuramente piacere condividerlo. Buon appetito! Molto buono. Provateci. Ecco, poi c'è anche il caffè. Abbiamo portato su una macchinetta per fare il caffè nello spazio, perché gli italiani il caffè dovevano farlo, quindi c'è anche la macchinetta del caffè. E poi c'è questo modo, avete un po' visto di come si fa, è divertente mangiare nello spazio, perché mangiare come facciamo tutti noi, prendiamo le cose, siamo educati anzi con la forchetta. No, questo dice, ma io voglio un po' di caramelle, a mangiarle, ma ne vuoi un po'? Ma sì, dai, al posto di passargliele alla sua amica, le lascia andare, tanto fluttuano, e poi perché mangiarle prendendole una a una? Troviamo un altro modo, bisogna anche giocare, giocando si impara, come da bambini, e quindi questa arriva e dice anch'io, Ecco, questo a casa non lo possiamo fare. Me la passi? Sì, grazie. Va bene. E poi ci sono le cose, spostare i pesi è tutto più facile, ma ci sono delle strane altre cose che si fanno. Il principale obiettivo della Stazione Spaziale Internazionale è condurre esperimenti scientifici, ma anche lavorare al mantenimento della stazione stessa. Sono le pulizie. Perché ci sono degli aspiratori che tutte le polveri, i capelli, le unghie, ma bisogna pulirli. Passare l'aspirapolvere non è sicuramente il tipo di attività associata a un astronauta. Eppure, se si vuole mantenere la stazione spaziale in buono stato e se si vuole essere certi di vivere in un luogo salubre per te e i tuoi colleghi, ogni sabato mattina passi l'aspirapolvere. Per gli astronauti che si trovano a vivere dei mesi nella stazione spaziale, la vita quotidiana è un mix di cose familiari e sconosciute. Il riciclo dell'acqua è una parte importante del mantenimento della stazione. Il 70% dell'acqua è riciclata, così come l'urina. Nella stazione spaziale, in pratica, il caffè che beviamo oggi è lo stesso che abbiamo bevuto ieri e che berremo domani, ed è lo stesso che hanno bevuto gli altri. Dormire su un materasso con dei cuscini è praticamente impossibile nello spazio. Si fluttua e così anche le lenzuola e il materasso. Non si può dormire così. Non importa dove dormi, puoi farlo sul soffitto perché non si rischia di fare su e giù. Nello spazio si dorme in verticale, come qui dentro. Due cosmonauti e due astronauti dormono in verticale, uno dorme sul soffitto e un altro sul pavimento. One is sleeping on the ceiling and one sleeping on the floor. Cose strane, ma arriviamo alla cosa strana che mi ha detto di spiegare assolutamente. Siamo senza peso, ma non siamo senza gravità. Perché? Perché la forza di gravità la conosciamo, è quella che mi fa stare qui appiccicato alla terra, se salto mi riporta giù, la conosciamo da quando nasciamo. E risponde, Newton l'ha spiegata, con una legge che tutto sommato è semplice, perché si può studiare anche alle superiori. E questa è la legge della forza di gravità. Allora, questa è una costante, ignoratela. Questa è la massa della Terra, quella non cambia. Questa è la massa vostra, se non ingrassate non cambia. Quando andate nello spazio l'unica cosa che cambia è questo, che è la distanza dal centro della Terra. Ovviamente qui è una certa distanza, se andate più su è un'altra distanza. Quello che però se uno fa i conti, i fisici lo fanno, è che la distanza da qua al centro della Terra è 6.300 km, è tanto, 6.300.
Se ne aggiungete 400, 6300, 6700, il numero è quasi uguale. E quindi qui sotto non cambia quasi niente, quindi la forza di gravità è leggermente meno nello spazio, ma è quasi uguale a qui. Cioè, se qui peso 80 kg, là ne peserò 78, ma ci sono. Allora perché fluttua tutto? Perché succede questo? Questa era la cosa che dice, la gravità c'è, è il peso che manca. Perché? Perché qui ci sarebbe la forza di gravità che vi tira, siete in orbita, ma vi farebbe cadere. Non per niente, se voi prendete un oggetto anche in atmosfera, lo lasciate cadere, va giù, la forza di gravità c'è. Cos'è che succede? Succede che questo oggetto, la stazione spaziale, non è ferma. Vi ho detto di guardare 28.000 km all'ora. Sta muovendosi a 28.000 km all'ora e questa velocità con cui si muove è un po' come quando prendete una curva in macchina. Siete sbattuti contro la portiera esterna e questa velocità vi fa sbattere verso la portiera esterna, cioè verso l'esterno. Se andate alla velocità giusta, 28.000 km all'ora, bilanciate la forza che vi fa cadere. Allora, uno, non cadete sulla Terra e questo è buono. Secondo, però, dovete pagare un prezzo, non avete più peso, niente vi attira più verso il basso perché quello che vi attira di qui ce n'è un altro che vi attira di là e voi fluttuate, quindi non c'è peso, ma la forza di gravità c'è. C'è un altro modo di vederla, oltre a questa forza, il fatto di essere sbattuti verso fuori, che tra l'altro è quello che aveva pensato Newton, quindi è una cosa antica. Se voi sparate con un cannone una palla, vabbè, quella cade. Se avete più forze, sparate più forte, pensate a un sasso, io lancio un sasso, quello cade lì. Se lo lancio più forte va più lontano. L'idea di Newton era, ma se io avessi un cannone talmente potente che lancio un sasso e questo non cade mai, quello rimane in orbita. L'idea è questa, molto bella, ed è vero, funziona così. In realtà, sulla stazione spaziale stanno continuamente cadendo, ma pensate, una mela che cade, cade vicino all'albero, vero? Ma voi adesso divertitevi, fate crescere quest'albero, fatelo un po' più grande, e così cominciate a vedere la forma della Terra, no? L'ho messa all'equatore, così è più facile, qui c'è il polo. L'albero all'equatore, lo faccio un po' più grande, è la Terra. Quando cade la mela c'è un guaio in più da contare, che dovrebbe cadere lì se la Terra fosse ferma, ma la Terra gira e quindi la spinge in là. E quindi la mela cade più in là perché è spinta dalla Terra. Quindi quello che succede quando noi facciamo cadere la nostra mela è che non cade ai piedi dell'albero, ma un pochetto più avanti. Beh, adesso io l'alberello lo faccio ancora più grande. E in pratica potete immaginare cosa succede, lo faccio molto grande e quando cade questa povera mela, che diventerà la nostra luna, sta cadendo, tra poco la lascio andare, ma non cade, perché mentre cade la Terra gira, viene attirata dall'altra parte, continua a muoversi e va in orbita. Funziona così, la stazione spaziale non cade, cade, anzi cade sempre, è bello dirlo anche così, ma per fortuna cade oltre la Terra, è sempre oltre la Terra perché va a 28.000 km all'ora. È tanto, vuol dire che fa in un'ora e mezzo fa il giro della Terra. Loro vedono ogni ora e mezzo un albero e un tramonto, fantastico, tanti albe e tramonto ogni giorno. E quindi puoi fluttuare nello spazio anche se sei un elefante, perché? Perché è bilanciata la vostra cosa. E i capelli, questa che ha i capelli lunghi è fantastico, volano anche loro, fluttuano nello spazio e ci sono questi effetti un po' strani, tipo muoversi, cioè là ci sono le barre, ma se non avete una barra, guardate che si riesce a girare. È eccezionale, perché l'aria fa un po' di resistenza e così sono tutte sensazioni nuove, non le potete provare qua. È un po' come nell'acqua, ma qui non hai l'acqua, hai l'aria, non ti sembra possibile, ma spingendo l'aria ci riesci. Poi c'è un guaio, però paghi un prezzo a questa cosa. Vi dicevo prima che il corpo si abitua bene, perfetto. Noi abbiamo uno scheletro che ci sostiene perché c'è il peso, e abbiamo dei muscoli che ci permettono di camminare. Quando tu fluttui, non c'è più bisogno dello scheletro, non c'è il peso che ti tira giù, non devi sostenere il resto del corpo. Fluttua tutto, non hai più bisogno dei muscoli, non devi camminare, e il nostro corpo si adatta, risparmia, non dà più da mangiare, anzi sottrae e perdi massa muscolare, perdi massa ossea, osteoporosi. È uno dei problemi di vivere nello spazio.
Per cui come puoi evitarlo? Perché se no altrimenti torni sulla Terra e non stai neanche più in piedi perché le ossa si rompono. Per riuscire a evitarlo devi fare fatica, devi allenarti, devi fare allenamento. Lo fanno 3 ore al giorno, obbligatorie, con delle macchine speciali. Ciao a tutti. Vi parlo dal nostro avamposto umano nello spazio e oggi sono nella nostra palestra spaziale. Questo macchinario si chiama Advanced Resistive Exercise Device, o ARED per gli amici. E ci alleniamo qui su ARED circa 1 ora e mezza ogni giorno per cercare di evitare il più possibile la perdita di forza, di massa muscolare e anche di massa ossea che altrimenti sarebbe inevitabile in assenza di peso. In fondo dobbiamo essere pronti al ritorno nella normale gravità terrestre alla fine della missione. Ci sono 2 modalità per usare ARED. Una è utilizzando questo braccio che vedete qui, che si muove in questo modo. E naturalmente quando si muove il braccio tutta la macchina è libera di muoversi su vari assi. E con questa modalità possiamo per esempio fare gli squat. Oppure possiamo fissare questo braccio e utilizzare invece questa barra corta legata ad un cavo. E in questo modo possiamo fare gli esercizi per la schiena, per esempio, ma anche per i tricipiti o addirittura gli addominali. Vi saluto, al prossimo video dallo spazio e come sempre, niente panico. Quindi è con elastici, con molle, perché altrimenti anche quello non pesa, quindi ci può essere qualche trucco nello spazio, perché se voi dovete allenarvi per mantenere la massa muscolare, ma se non c'è qualcosa, beh intanto ci si diverte anche, guardate questo come si diverte. A suon di musica è tutta un'altra cosa sempre. Così vedete altri attrezzi. Deve tenerti giù, altrimenti non serve a niente camminare. Tre ore al giorno obbligatorie di esercizi. Quindi fa parte del compito, dei lavori dell'astronauta, perché altrimenti sulla Terra dopo siete spappolati, tutti mollicci. Non è il posto per noi per ora, non si possono fare viaggi molto lunghi. Ogni tanto ti passa qualcuno. Vedete, tutto con attrezzi che vanno contro quello che tu fai in maniera da farti fare esercizio. Vedete, stranissime cose. Lo vedete in funzione. So, makes sense? That's how we exercise in space, keeping ourselves strong and fit and ready for whatever might happen. Bye. E togliere le scarpe, perché si sta in calze. Nella stazione spaziale non si usano le scarpe, si sta in calzettine. Vabbè, dai, è carino, sono cose divertenti. E poi soprattutto, visto che ci piace il calcio, e anche agli astronauti piace il calcio, hanno provato a organizzare una partita spaziale. Have fun, play hard, and we'll be watching on the International Space Station. Bravo, eh? Rovesciata. Intanto quello dietro, guardate che si sta allenando di traverso. Ah! Vi ho detto che si gioca anche sulla stazione spaziale, quindi. Oppure si fanno degli scherzi agli amici, sollevamento pesi, devi fare esercizi, certo. Quindi io sollevo, guarda che pesi che sto sollevando, guarda bene, guarda come sono forte, dai che ci riesco, dai che ce la faccio fino in fondo. Trucco, non pesavano niente. Devi fermarti prima nel filmato, altrimenti non vale. E poi c'è, bisogna lavarsi,
Sì, se stai su mesi, se no puzzi. Come ci si lava sulla stazione spaziale? Beh, il dentifricio, spazzolino, è facile, come a casa praticamente. Te lo mandi giù, non sputi, quindi mandi giù il dentifricio. Però la cosa più divertente è lavarsi i capelli. Come ci si lava i capelli? È in inglese, ma si capisce perfettamente. Nel senso che guardate le figure. Let's see, to get started, these are the things I need. A bag of warm water, acqua calda, scaldata, shampoo, and my comb. E what I like to do is start by just putting some hot water. Bisogna bagnare i capelli. Squirting it onto my scalp. È che l'acqua sta lì. And I have a mirror here, so I can kind of watch what I'm doing. Non scende, non cade. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Then I just work the water. Espanderla nei capelli. Through to the ends of my hair. And I take my no rinse shampoo. Poi prendi lo shampoo. And squirt it also on the scalp, just a little bit. And rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And sometimes I'll actually take my comb to help serve anche il pettine, work it all così the way to the ends. Lo spandi meglio. And I like to take my towel. Dietro c'è un aspiratore, notate, perché sennò le goccioline d'acqua vanno da tutte le parti. Because without standing under running water, you kind of need to use the towel a little bit to help get some of the dirt out. I like to follow that by a little more water. It's called no rinse shampoo, but I think it's best if you use a little water with it. Si adatta in qualche modo, ci si arrangia anche per lavarsi i capelli in assenza di peso. It actually feels kind of squeaky clean right now. I'll take the dry part of my towel. We use towels for quite a while here. Since we have ovviamente limited le goccioline supplies. Vengono riciclate anche loro, eh? Tutto we viene riciclato, wisely. Tutto ciò che è acqua. There. I think that's pretty good. And now as my hair dries, as the water evaporates from my hair, it will become humidity in the air, and then our air conditioning system will collect that into condensate, and it won't be long, and our water processing system will turn that into drinking water. At the end, I just do one final comb through to make sure there are no snarls and snags. And while it dries, I like to let it stay free. I don't put it back in a ponytail while it's bene. Questo avete visto lei. Il nostro Luca Parmitano ha detto, beh, ve lo faccio vedere anch'io come ci si lavano i capelli. Ma lui... So, last week Karen made a video how she washes her hair. And so today I thought it was a good idea to show you how I wash my hair. Mette l'acqua. Asciuga. And that's it. Fatto. Thank you. Vabbè, fa prima. L'acqua in effetti fa cose strane nello spazio, cioè perché anche lei è senza peso e quindi prende la forma di una bolla e uno la guarda un po' sospetto perché si muove questa bolla, è tutta così. E qui esperimenti anche con le bolle d'acqua le hanno fatte e si sono divertiti molto a fotografarsi con queste bolle d'acqua, guardate. Okay. Flash. Se soffi ovviamente la spostate, però il modo di spostarsi è particolare. Box me back. Se aspiri. Keep me honest because I can't see how close I am to it. Okay. You ready? Okay, just keep telling me. Move back. So here we go. You drinking it? Stai bevendo? It's on your nose? Yep. It looks like a clown nose. Naso simpatico. And? Oh, yeah. Non cade,
Per cui fate fatica a respirare, dovete toglierla, perché non cadendo, se provate a respirare con l'acqua davanti, respirate acqua. Sono un po' di cose particolari che abitando lo spazio potete provare. E andiamo invece alla cosa che tutti danno. E come si va in gabinetto? Perché anche quella, se la fate, rimane lì, non se ne va. È ovviamente problema risolto, è in inglese, ma questo è facile, ancora più facile da capire, e Samantha sempre che ce lo spiega e ci presenta il bagno della stazione spaziale. Welcome to the toilet of the International Space Station. Let's say you're up here on ISS and you need to go to the restroom. You want to come to this cabin and the first thing you want to do is ovviamente quello che usano è un aspiratore. What that does is it turns on a fan which creates a suction effect in this hose. Aspira, so that you can use this. E quindi non rimane lì. E questo è per il vostro numero uno, neanche si usano i termini. Giallo, exactly, potete capire cos'è. We have a solid waste container. E poi c'è numero due. Quello è il water. And the solid waste container is connected via this hose. Sempre con un aspiratore. So that again, the same suction effect allows you to do your number two in weightlessness. I want to show you how it looks, but since we don't want any bad smells, ovviamente, to come out, we're gonna actually turn on the fan. È un unico aspiratore. It's gonna be a little bit loud. Here we go. Now you can lift the lid. Questa è l'asse. There is. Ma tanto this, non vi appoggiate. Seat that sort of looks comfortable, but you don't really sit in weightlessness. So most of us actually prefer to lift this one as well and use directly the. Molti non usano l'asse direttamente nel. In fact, there is a bag in there. C'è un sacchettino. It looks like this. And when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. And then, of course, as a courtesy to the next person, we put a new, fresh bag inside. The solid waste container gets changed when it's full, which is roughly every 10 days, quindi ogni circa 10-15 giorni c'è la data. This one, for example, was installed on the 61st day of this year. So probably roughly around day 71, we will have to change it again. But urine gets recycled. So from anche la pipì viene riciclata tutta, si purifica sotto, sono gli apparati apposta, perché non butti via tutta quell'acqua, è talmente preziosa che viene depurata e si rimette in circolo, per cui la bevi. Invece la cacca no, la cacca viene messa quando arrivano sui rifornimenti nello stesso piccolo satellitino chiamato ATV, viene rimesso tutti i rifiuti, anche lenzuola, perché lenzuola sono gli asciugamani, e viene poi bruciato nell'atmosfera, quindi tutto viene, non arriva a terra, non viene riportato giù, viene bruciato, però tutto ciò che è riciclabile si ricicla. Altra cosa bella, dicevo, della cupola, la cupola vi permette di vedere albe e tramonti ogni ora e mezzo, questa è un'alba dalla stazione spaziale, e vi permette di guardare sotto, questa è la Soyuz, che è la scialuppa di salvataggio, e qui guardate, sono le aurore polari, ma viste dall'alto, quindi sono già belle viste da terra, viste dall'alto, si capisce intanto che è roba che arriva dal sole, sono particelle che arrivano dal sole, che fanno questo effetto a contatto con l'atmosfera. Visto dal basso, sì, è una cosa, visto dall'alto lo vedete, è molto più bello. Poi è bello guardare giù e guardare il nostro, vedi, questo è il braccio robotico, quindi c'hanno con persone che si attaccano qui per fare dei lavori, vengono trasportate dal braccio. E questa è la nostra Terra vista dalla di notte, ma più bello anche di giorno, ci sono le nuvole viste da molto alto, sempre la mia nebbiolina che mi piace da matti che ci protegge, e questo è al chiaro di luna, col sole, bello, e quindi è uno dei posti più frequentati da tutti gli astronauti, e a guardare giù da questa, vedete che è piena di vetri, quindi di oblò per poter guardare sotto. Di giorno la luce del sole è folle, quindi quando vi batte il sole dovete avere sugli occhiali, altrimenti è terribile. E invece più bello poi di notte guardare fuori e fotografare la Terra illuminata quando il sole non vi mette dentro, e questa
facciamo un esperimento a vedere che cos'è. Non è facile, perché da così in alto non siamo abituati, però vi alleno. Questa non è l'Italia, questa non è ancora la riva dopo l'Italia, questa è la Gran Bretagna. Guardate sempre quanta poca è la nostra atmosfera, eh? Bene, poi andiamo un po' sul più difficile. Cos'è questa? Questa, se la scoprite, siete dei geni, perché vista dall'alto così nessuno andrebbe mai a pensare. C'è il mare, è una costa, fin qui ci arriviamo. Poi ci sono le nuvole, ma queste sono le Cinque Terre. Vabbè, loro si allenano anche a studiare per fotografare le cose sotto. Questa di notte è sempre molto bello, ma cos'è questo? Questo è il Mar Mediterraneo, va bene, ci arriviamo, illuminato dalla luna. Più bello è questo. Questo è nel Mar Mediterraneo, vi aiuto, ma cos'è con questa forma strana, grande qui, e poi qualcosa che va nel niente? Questo è il Delta del Nilo. E ovviamente è deserto di là, quindi non ci sono luci. Quindi è tutto molto abitato il delta, molto abitato il corso del Nilo, ma dalle altre parti non c'è niente, se non nelle oasi, e quindi non c'è luce. Questa sapete cos'è? È inquadrata strana, ma è l'Italia. È inquadrata un po' strana. Questa è più facile, è inquadrata come siamo abituati a vederla, ma non c'è un sopra, non c'è un sotto, abituiamoci a queste prospettive, anche vista di fianco, perché a seconda di come gli passi su, la foto viene in un modo o nell'altro. E questa è l'Italia di notte. Questa è un'altra cosa impressionante di quanto si vede il nostro pianeta da uno che arriva di notte, perché scoprirebbe che è abitato, perché ci sono le luci che non sono naturali. E guardate le città. Guardate, la pianura padana ormai è praticamente tutta, le coste, queste, una è Roma e l'altra è Napoli. Cioè, le luci, queste sono quelle diffuse in alto, non servono a nessuno, perché nessuno deve essere illuminato dal basso verso l'alto. Sprechiamo tutta questa luce buttandola dove non serve. È spreco energetico, questo è un altro spreco energetico inutile. Però vabbè, ci facciamo vedere dallo spazio e quindi diventa carino. Guardate com'è sempre la Sicilia, sempre l'Italia, Roma e Napoli sono terribili, ma anche proprio le coste, guardate le Marche, cioè, terribile come cosa. E va bene, questa è la nostra Italia, verso nord, quindi un po' qui ci si salva, le Alpi ovviamente non sono gli Appennini. Ecco, questa qui è sempre vista per la Sicilia, abituiamoci a guardare non solo sempre dal basso verso l'alto, e questa è l'Italia con la Soyuz, quindi fa un tipo foto ricordo. Come atterra la Soyuz? È strano, la Soyuz atterra sul duro, c'è un paracadute, ma atterra sul terreno, non atterra in realtà, cade. È un sasso sbattuto giù, rallenta ovviamente prima, perché per attrito prima rallenta tanto, poi cominciano a aprirsi i paracaduti, ci sono più set di paracaduti, e alla fine c'è giusto una specie di botto, cioè accendono di colpo una specie proprio di piccola esplosione per rallentare l'ultimo pezzo, ma arrivi giù duro, cioè fa male. Quindi non è una cosa semplicissima, però funziona, e quindi i russi non la cambiano, perché andare in mare era più complicato, se poi cade al contrario, succede qualcosa, sprofonda, non... qui arrivi e poi arrivano a prenderti, e vengono a prenderti, e ovviamente i poveri astronauti sono prima adagiati, perché intanto devono riabituarsi a pesare, cosa che non si è abituato, e poi un po' la botta la prendono, ma dopo sono tutti contenti. È bello ritornare sulla Terra. Adesso invece lo SpaceX atterra come faceva l'Apollo nel mare. Gli americani hanno continuato a tenere questo, di farli ammarare, invece i sovietici li fanno atterrare veri e propri. Quindi questa è lei. E questo è, visto che siamo verso la fine, è un documentario che hanno fatto su Samantha Cristoforetti, e prendetelo come documentario di un astronauta, ma è bellissimo, è fatto molto bene, quindi godiamoci questo documentario sulla Samantha, un astronauta tra noi. Questo è il Saturno 5, le dimensioni reali del razzo che ha portato gli uomini sulla Luna, enorme, 110 metri. Che ho ripetuto fin da quando ero bambina, che da grande avrei voluto fare l'astronauta e volevo andare nello spazio. Bisogna imparare anche se ci si ferisce, bisogna sapere fare i punti, rianimare. Cioè, la preparazione, vi ho detto, che è davvero lunga e complicata.
questo lo conoscete. E questa cosa sarà? La centrifuga. Sento sicuramente molto concentrata sulla missione e man mano che il tempo passa anche sempre più sicuramente emozionata, contenta, felice che questo momento arrivi. Seconds to launch. We have liftoff of the Soyuz rocket with TMA-15M, three new crew members headed to the International Space Station, Anton Shkaplerov, Samantha Cristoforetti, and Terry Virts on their way to a six-month voyage aboard the International Space Station. È proprio Samantha Cristoforetti la prima a entrare nella Stazione Spaziale Internazionale. Chiamerò capitano Cristoforetti perché oramai lei è Samantha per tutti gli italiani. Buon Natale e buon anno nuovo. What does space smell like? Whoa. Not good. Hanno appena regalato altri 30 giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non posso che essere felice.
quando siamo atterrati ancora prima, insomma ci sono voluti alcuni minuti perché aprissero il portello, ma già prima che aprissero il portello abbiamo sentito proprio questa ventata di profumo e di erba. È stato bellissimo. Così abbiamo rivisto un po' riassunto di tutti, quindi salutiamo Samantha Cristoforetti. Adesso abbiamo imparato un po' come si abita nello spazio, possiamo anche usare un po' più di fantasia come hanno fatto per Paperino e Paperetti. Io vi saluto davvero tanto, grazie di essere stati con me in questo volo, sono onorato. Se volete sentirmi domani, c'ho quest'altra cosa. Se vi interessa, guardate e venite a trovarmi ancora. Grazie di nuovo, ciao a tutti.